Signori, ciao, bentornati, le reaction tornano, era ora. Dopo tanto tanto tempo di attesa finalmente torniamo e ragazzi torniamo con una cosa abbastanza inaspettata, detto onestamente, da Supreme e figli ok, ma Beach 2. Di conseguenza ora ce l'andiamo ad ascoltare, la commentiamo insieme e niente. Buon gente, bentornati nel canale, qua da noi ci siamo qui in questo nuovo video. Ragazzi, ho sulla maglietta del buon Steve di Minecraft direttamente da Pampling. Io vi ricordo che con il mio codice ItsDani avete anche la possibilità di avere delle cosucce in omaggio molto molto carine. È un sito dove fanno magliette, una marea di magliette a tema nerd, tutte cose molto molto fighe, tante belle chicche, molto simpatiche, ve lo consiglio. Ed è anche un modo un po' per supportarmi. Ovviamente vi ricordo che c'è anche il codice GYMTONIC per il 10% di sconto su Prozis, quindi insomma, se siete dei bei gym bro, volete insomma mettervi sotto ad allenarvi, su Prozis avete il mio codice sconto e anche lì per supportarmi se avete piacere. Ma detto questo, oggi anche il video sulla sedia nuova. La notate? Sì, l'altra è in pensione. Eccola qui, l'altra sedia, quella che avete visto da 5 anni a questa parte. Adesso invece abbiamo appunto questa nuova sedia della Madonna, posso dirlo, che tra l'altro dà anche più spazio dietro, molto molto meglio. Gentilmente regalata per il mio 23esimo compleanno dalla mia amata, dalla mia ragazza Aurora, che ovviamente ringrazio, saluto, ciao amore. E niente, leggermente folle, perché per regalarmi una sedia da gaming della Predator bisogna essere abbastanza pazzi, però l'amo anche per questo. Signori, questi discorsi a parte, da Sup Beach 2 direi che possiamo partire. Vai. Bebe Beach, il brand, il flow, la melodia, mi piace. Non mi spazio, non posso restare qui. Demoni nella testa che vivi sì. Bello. La vita non puoi, ti prego, stare ancora così. Purtroppo la colpa non è mia. Si è approfondita meglio in quell'hotel a 5 stelle. Passava qualche mese, le cose sembrano serie più per sempre. Ah. Senza Dio, che coglioni. Pensavo fosse il cuore, però qualcos'altro, ti prego, dimmi cos'è, dottore. Tra infami, tra casi umani. Salvi se richiami il signore. Se qualcuno che colori il mio amore, bitch, se no da dentro. Bello. Sono da dirmi l'oro per il bronzo, ci scambi buono per l'odio, mi vedrai col binocolo. È sincero. Mi volevi sotto controllo, buono con le crisi la night. Na papà con le Nike. Dici vuoi un bel lavoro, ma tra due mesi esplodo. Se te non essere come tu, alcolistica pari. Aia. Mi hanno insegnato l'amore, bruciato un fumo, l'ultimo neurone. Firmo qualche. Porca troia. Non eri quella giusta, a volte Dio lo sa prima e ti ci avvisa senza bussar. Ehi, Madonna! Bebe Beach. Porca miseria. Allora, innanzitutto ci tengo a fare un in bocca al lupo a Davide, da Sup, per una più pronta e veloce ripresa, perché ho visto che era all'ospedale recentemente, ha detto che non sta tanto bene, che ha fatto su e giù dall'ospedale più volte, se non ho letto male, capito male. Di conseguenza ovviamente ci tengo a mandare un grosso abbraccio sincero a Davide e che si possa anche riprendere da questa cosa che ha passato, perché porca miseria, percepisco tanto rancore. E rispetto a Beach, quella normale, alla prima, questa, la seconda, questa versione qui, posso dire che mi piace molto di più. Uno, perché era non aveva troppo autotune, non aveva troppi suoni, era molto più tranquilla nel complesso, ma molto più sincera e forte nel significato. Quantomeno qui lo percepivo molto di più, il senso di odio verso quella categoria di ragazze, un po' le gold digger alla fine, che artisti come Davide o altri di quel calibro insomma si devono veder passare, purtroppo, no? Lui giustamente dice: cazzo, pensavo fosse amore, però ero un coglione, ne avevo solamente 19, invece questa qui era la solita tipa di turno, no? Che se ne approfitta in qualche modo, vuole il pappone, vuole quello coi soldi. E da Sup, povero ragazzo, col suo genio che si è creato il suo impero a 19 anni e ovviamente anche a livello economico stava bene, però dentro lui comunque c'aveva e ha tuttora, perché quello rimane ovviamente nonostante tutto, un cuore d'oro, ha il cuore di una persona che vuole amare, che ama. E invece si è beccato la classica mignotta di turno che vuole solamente i soldi, star bene, avere il tipo che la porti nell'hotel a 5 stelle. Da Sup dice, poi l'ho approfondita, e sappiamo bene in che senso, in un hotel a 5 stelle, perché le cose stavano andando bene, quindi hotel a 5 stelle
stelle, non una roba spiccia. Poi ti dico, fai un controllo perché bene non stai, le dice la tipa a lui, e lui poi ribatte, te la prendi a male e rimani una babba con le Nike. Ovviamente una volta che la lascia a piedi rimane quello che è in realtà. Poi fa un attacco non da poco anche ai genitori di questa ragazza qui, perché lui dice forse quello puoi fare riguardo fare OnlyFans. Io ringrazio mia mamma e ringrazio mio papà per non essere come i tuoi alcolisti da bar. È pesante, ma soprattutto perché quando vai a attaccare anche la famiglia oltre che la persona in questione, vuol dire che il rancore è molto molto alto. Quello si percepisce. Poi molto bella e molto forte la frase: mi ha insegnato l'amore quello che t'ho dato e hai calpestato con le suole. Anche questa cosa molto 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 brutta. Mi si è spento il sole, a te si è spento come una candela, è bruciato in fumo l'ultimo neurone. Quindi ovviamente morto l'amore, si spegne tutto l'entusiasmo e tutto quanto. A lui però si è spento il sole, a lei solamente magari la candela, quindi una cosa, è un sentimento minore. Però comunque a livello tecnico e tutto mi è piaciuto molto, era tranquillo ma pungente, molto molto bello. Poi senza autotune, Davide cazzo, c'hai una bella voce, sfruttala di più anche al naturale. Fighi i tuoi giochi, però giochi con la voce, ma quando ce l'hai al naturale la voce è bella comunque, quindi la sfrutterei di più. E questa tranquillità del beat, questa tranquillità della voce sa proprio da, non lo so, l'ha resa perfettamente rancorosa come traccia. Se fosse stato troppo hard, troppo incazzato, boh, non lo so, avrebbe forse stonato, sarebbe stato scontato. Poi anche gli incastri molto molto fighi, quindi anche lì tanta roba. Sembrava quasi alla fine tutto quanto un pensiero che scorreva, no? Quindi forse anche per questo mi è piaciuto molto, era proprio sincero in tutto. Figo, bello bello bello. Beach 2 molto meglio di Beach 1, e quando fai un sequel meglio dell'originale vuol dire che ci sai fare. Niente ragazzi, questo era quanto. Io vi ripeto, spero che insomma, parlo a te Davide, spero tu ti possa riprendere prima possibile da quello che hai sostanzialmente a livello di problema, che poi ti porta appunto a stare purtroppo all'ospedale. Spero possa passare in fretta. Un grosso abbraccio e niente, sono contento anche di essere tornato con le reaction, contento di averlo fatto proprio con Da Soup. Sì, siamo tornati con il 3, però comunque adesso riparte ufficialmente tutto il giro. E nulla, grazie ancora ragazzi per aver visto il video, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa, se vi piace di più l'altra, non lo so, fatemi sapere. Tanti cuori viola nei commenti per Da Soup, ci vediamo al prossimo video, bella!